Buonasera a tutti, benvenuti a questa edizione straordinaria di TG1. Partiamo subito con le ultime notizie. È stato eletto poche ore fa il nuovo capo del governo pakistano, Ajectun Ajmiraya, con ben il 70% dei consensi, il servizio di Nando Venery. Grazie mille per la linea, benvenuti, siamo qui nella casa privata del presidente pakistano. Allora, presidente, buongiorno. Buongiorno. Allora, la prima domanda è, come è riuscito a farsi eleggere con questa affluenza di voti per il suo partito? Ma io avrei minacciato tutti quanti, se non date voto morirete tutti. Bene, ho capito, quindi è stata più una presa di forza di tutto il partito, giusto? Sì, tutti morti. Presidente, allora qual è il suo programma di governo? Non capire, interpreta. Non capire. Mi ha fatto una domanda prima, signor Presidente. No, non capire italiano, io no, pakistano. Va bene, allora finiamo qui il servizio, qui dal Pakistan è tutto, te la linea Danilo. Grazie Nando, ci scusiamo per i problemi che ci sono stati tecnici, purtroppo non avevamo un interprete a disposizione lì in Pakistan. Passiamo adesso alla cronaca, è stato finalmente acciuffato il cosiddetto ladro di cioccolata. Quest'uomo, identificato come Sergio Rupi, spesso passava i suoi pomeriggi nei vari supermercati, in tutta Italia addirittura, rubando diversi barattoli di Nutella. Pensava di farla franca, ma ben dopo 3 mesi di indagine da parte degli inquirenti, stavolta ha davvero toppato alla grande. È stato tradito da una maglietta nera raffigurante proprio un vasetto di Nutella. Sergio Rupi, questo è il nome del malvivente, è stato portato già da alcune ore alla casa circondariale di via Popilia. A te di nuovo la linea, Danilo. E adesso passiamo allo sport, il nuovo campione di rodeo è Armando Testa e lo vediamo nel servizio di Nando Venery. Grazie Danilo, allora quest'oggi siamo con Armando Testa, il primo vincitore del Rodeo Italia. Armando, lo prendo soprattutto, come stai? Sono molto emozionato dopo questa vittoria, che abbiamo avuto problemi nel percorso del Rodeo. Che alla fine siete riusciti a vincere. Sì, per fortuna. Perfetto, allora questa coppa a chi la dedichi? La dedico a mio figlio che ha compiuto oggi 9 anni. Allora facciamo gli auguri grazie, a tutto lo Testa. Sì, grazie molto. Allora, visto che siamo con i tuoi premi qui dietro, volevo sapere un pochino la destinazione dove hai vinto questi altri premi. Allora, questa è in Calabria, sì, dalla parte di Cosenza, e questo Roma, e questo è nella Spagna, e questo è qua in Germania. Sono tutti i primi posti, come ben si vede. Sì. Facciamo allora tanti auguri al piccolo Testa e anche al padre, vincitore di questo ultimo rodeo in Italia. E adesso per ultima notizia passiamo alla musica, perché proprio il nostro inviato Nando Venery si è esibito recentemente in un famoso concerto. Guardate il servizio. E per oggi è tutto, vi lasciamo adesso alla visione del film Butterfly Zero Effect New, a domani per una nuova edizione del TG1.